Va bene, allora siamo benvenuti al 174esimo Mercoledì di Nexa. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Ugo Vallauri del Restart Project, di cui adesso parleremo un po' più diffusamente. Il titolo dell'intervento è La sfida per un diritto alla riparazione universale. Allora, il tema è un tema che diciamo un po' trasversale nei temi nexiani perché affronta hardware e software. Uno pensa soprattutto allo hardware quando pensa al diritto al right to repair, al diritto alla riparazione, ma in realtà, come diciamo prima, riguarda anche l'aspetto software delle tecnologie, delle nuove tecnologie digitali. Devo dire, personalmente, per me un punto di svolta è stato quando i telefonini hanno smesso di avere la batteria sostituibile. In modo semplice, adesso per sostituire la batteria del telefonino devi fare un intervento che spesso è limitato dal punto di vista tecnologico e anche dal punto di vista legale. È un tema questo, il right to repair, che i giuristi conoscono dal punto di vista della legislazione. Il legislatore europeo è arrivato a una soluzione per certi versi non ottimale, con ancora delle grosse lacune. Uno dei grossi impedimenti al diritto alla riparazione sono i diritti di proprietà intellettuale e penso che nella presentazione di Ugo Vallauri ci sarà anche spazio magari per vedere alcuni di questi aspetti, anche se la sua presentazione si concentrerà soprattutto sul diritto della riparazione universale in quanto tale. Prima di lasciare la parola a Ugo Vallauri, come di consueto, facciamo un giro di tavolo per presentarci, per fare in modo che il nostro ospite sappia con chi sta parlando. Io sono Maurizio Borghi, sono il condirettore del Centro Nexa, come ti dicevo prima, sono di formazione giuridica, sono professore al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Sono Antonio Vetro, anch'io membro del Centro Nexa e sono docente di ingegneria informatica qui al Politecnico. Giacomo Conti, anch'io di formazione giuridica, project manager qui al Centro Nexa. Prima Cordina, sono un dottorando qui alla Centro Nexa e sono ingegnere informatico e mi occupo di intelligenza artificiale. Io sono Valeria Bergantini e mi occupo di comunicazione della Centro Nexa. Sono Diego Ramos, sono un professore della Monte sono professore di filosofia all'Università di Salamanca, in Spagna. Io sono Matteo Giacone, sono ingegnere informatico, in realtà interessato alla riparazione in generale, sono appassionato di questo tema. Perfetto. Prego, allora il nostro formato, forse lo conosci già, circa un'ora per la tua presentazione, poi avremo un'altra ora per gli interventi, anche eventualmente da quelli collegati da remoto. Prego. Perfetto, grazie. Intanto è davvero un piacere essere qui con voi oggi e ho il piacere di presentarvi il lavoro che facciamo da oltre 10 anni su questo tema, sul tema del diritto alla riparazione. Io mi occupo di questi temi ormai dal 2012, quando ho cofondato The Restart Project, che è un'impresa sociale, fondazione, che si batte proprio per un ritorno alla riparazione, a partire da un concetto molto semplice, quello che le persone hanno in qualche modo perso il proprio muscolo e abitudine per la riparazione, ma c'è ancora un interesse, una voglia e spesso anche una senso di frustrazione molto grande di fronte alla crescita complessiva di prodotti sempre meno riparabili, sempre più usa e getta. Restart è un'organizzazione che si occupa di questi temi da 3 punti di vista. Il primo aspetto è che ci occupiamo di rendere più accessibili ecosistemi locali che ampliano e allungano la vita dei prodotti, ovvero colleghiamo, mettiamo in rete gruppi che si occupano di riparazione, che gruppi comunitari che organizzano attività libere, volontarie, partecipative per riparare insieme le cose.
nonché creiamo opportunità per far crescere questo, questo movimento con opportunità di scambio di conoscenza, di mappatura, di collaborazione a livello locale, nazionale e globale. Poi ci occupiamo di cambiare il sistema, perché uno dei nostri motti è aggiustare un computer per riparare il sistema. E questo cosa vuol dire? Che ci battiamo a livello nazionale, a livello europeo e globale, nonché in alcuni casi a livello locale, affinché esistano a livello legislativo delle protezioni per i consumatori e degli obblighi per le case produttrici di seguire una direzione di design orientata alla riparabilità e alla riutilizzabilità dei prodotti. E lo facciamo anche, come vedremo più avanti, utilizzando dati di fonti molto inconsuete che contribuiscono a rendere il nostro punto di vista particolarmente interessante anche per i legislatori. E poi siamo un'organizzazione che investe nel comunicare la riparabilità, cioè quindi non è soltanto importante organizzare attività di riparazione come i nostri restart parties, in cui le persone imparano l'una dall'altra a riparare, ma è importante documentarle, renderle più visibili, ricordare che è possibile riparare, che non è un'attività improba, impossibile, ma che è tutt'altro che impossibile e assolutamente anche divertente. E proprio per entrare nel vivo della questione, io mi riferisco sempre a una definizione di diritto alla riparazione universale. Cosa intendiamo come universale? Intendiamo che debba essere un diritto alla riparazione per tutte le cose e per tutte le persone, ovvero tutte le stesse persone che desiderano riparare il proprio smartphone vorrebbero che anche la loro macchina per il caffè sia riparabile, che anche il loro giradischi sia riparabile, che anche le loro casse wireless siano riparabili. E intendiamo una riparazione universale perché crediamo che tutti abbiano il diritto a poter scegliere fra molteplici possibilità di riparazione per tutti i prodotti a nostra disposizione, che vuol dire poter scegliere avendo lo stesso livello di accesso a tutto ciò che è necessario per riparare, se farlo personalmente, se farlo all'interno di situazioni comunitarie collaborative, se farlo presso riparatori professionisti indipendenti o se farlo attraverso quelli cosiddetti autorizzati dalle case produttrici dei loro prodotti. Quindi questa è una definizione omnicomprensiva che peraltro cercherò di ulteriormente mettere a fuoco anche più in là. La nostra rete comprende oltre 800 gruppi in qualche modo affiliati a noi in tutto il mondo, in 29 paesi, ne comprende anche uno che è Restarters Torino, che è un gruppo molto attivo già da oltre 10 anni, organizza attività all'interno delle scuole, all'interno di centri comunitari e all'interno di eventi speciali proprio con l'idea di invitare le persone a provare a riparare, a riprendere manualità con le cose, a demistificare un design che molto spesso tende a escludere invece che a includere le persone. Però dobbiamo fare un passo indietro importante. Perché tutto ciò è iniziato? È iniziato perché io e la mia cofondatrice avevamo entrambe avuto esperienze di vita nel sud globale, io particolarmente in Kenya, e siamo entrati direttamente in contatto con la realtà dei rifiuti elettronici, dei RAE, in costante aumento. Questi dati di questa slide, 62 milioni di tonnellate, si riferiscono al rapporto Global Waste Monitor del 2024 e si riferiscono a 2022. La tendenza è molto spesso in rapporti precedenti, la tendenza è stata superata in realtà dalla realtà dei fatti. Si parla di 82 milioni di tonnellate per il 2030
e con una tendenza a ridurre la quantità di rifiuti che viene effettivamente riciclato in modo corretto. Quindi la crescita è esponenziale e questa crescita molto spesso è raccontata sotto forma di un'accusa rispetto al traffico illegale verso paesi hub, che sia il Ghana, che sia la Cina o altro, in cui i rifiuti vengono esportati a volte illegalmente, utilizzando l'idea che si tratti di una donazione. Il problema dal nostro punto di vista è estremamente più complesso, ovvero non si tratta soltanto evidentemente di una conclamata traffico illegale di prodotti di rifiuti, ma di come prodotti che non sarebbero dovuti essere diventare rifiuti in realtà molto spesso lo diventino ben presto. E quindi questo accorciamento progressivo, quindi una obsolescenza prematura, e poi vedremo anche programmata in alcuni casi, dei prodotti contribuisce a renderli sempre meno durevoli e fare aumentare questo ciclo. Collegato a tutto ciò è la consapevolezza che il prodotto più etico è sicuramente quello più sostenibile da un punto di vista ambientale, è quello che abbiamo già prodotto e molto spesso stiamo già consumando. Questo perché parte del nostro lavoro ha preso in carico e analizzato oltre 500 analisi LCA di prodotti di vario tipo per analizzare quale sia la percentuale dell'impatto complessivo sull'ambiente di questi prodotti che avviene prima che siano mai stati accesi da un utente. E i dati sono estremamente chiari. Per una serie di prodotti, evidentemente quelli in cui il consumo energetico durante la fase d'uso non è preponderante, l'impatto vero sta dalla fase estrattiva delle risorse, delle materie prime, all'assemblaggio dei componenti, all'assemblaggio del prodotto, fino al trasporto nel luogo finale dove il primo consumatore lo utilizzerà. E quindi l'unica cosa che si può fare per frenare questo sistema è ripensare le modalità d'uso dei prodotti e allungarne la durata utile. Per fare un esempio molto concreto, se guardiamo all'impatto di un computer portatile a cui fase di produzione comprende tra i 200 e i 250 kg di CO2 equivalenti, che sono all'incirca la quantità di CO2 relativa al viaggio intra-Europa in aereo di una persona singola all'interno di un aereo, evidente che se noi lo utilizziamo per 4 anni prima di cambiarlo, oppure 8, oppure 6, oppure 16, fa una differenza molto molto grande. Quando dico 16 è una provocazione, ma è anche una consapevolezza legata ad alcuni dei computer che abbiamo visto in situazioni particolari ad alcuni eventi della nostra rete mondiale. Quando parliamo di diritto alla riparazione, ci riferiamo ad alcune caratteristiche cruciali, alcuni pilastri di questa che è diventato quasi uno slogan in questi ultimi anni. Il primo pilastro è quello di prodotti che abbiano un buon design, ovvero che siano progettati per durare, senz'altro, e per essere facilmente riparabili, ovvero facilmente smontabili e rimontabili e sufficientemente modulari, il che rende anche molto più facile il loro smaltimento responsabile al termine del ciclo di vita. Poi, in parallelo, è cruciale che ci sia un accesso equo a tutti i materiali, sia che si tratti di software che di materiali informativi, istruzioni, oppure materiali come
cacciaviti e altro che servono per riparare un prodotto. I pezzi di ricambio devono essere accessibili a prezzi convenienti e le pratiche di antiriparazione, di cui andremo più nel dettaglio più avanti, devono anche queste essere vietate, ovvero eliminare tutte le barriere che al momento riducono il potenziale di riparabilità di un prodotto. In parallelo è altrettanto cruciale che i consumatori siano adeguatamente informati al momento dell'acquisto sulla reale riparabilità di un prodotto e cosa debba essere fatto nel momento in cui un problema occorre in effetti. Ed è altrettanto importante capire che da un punto di vista di consenso i dati parlano chiarissimo in tutto il mondo. Noi abbiamo accesso ai dati dell'Unione Europea, dove l'Eurobarometro alcuni anni fa chiese proprio questo ai cittadini europei e 8 su 10 desiderano che le case produttrici siano rese responsabili di rendere facile riparare tutti i prodotti digitali che noi utilizziamo. Dati simili esistono per paesi europei come il Regno Unito, per gli Stati Uniti, per il Canada, in tutti i paesi dove ci sono state dei sondaggi di questo genere, il risultato è assolutamente costante. Almeno l'80% dei cittadini desidera che ci sia un intervento governativo con politiche che rendano più facile fare la cosa giusta, sostanzialmente. E allora è doveroso chiedersi come mai questo non accade, o comunque accade estremamente lentamente. Per cercare di scoprire, andare molto più nel dettaglio di tutto ciò, nel 2019 Restart Project e una serie di altre organizzazioni europee hanno creato una campagna europea per il diritto alla riparazione, che oggi comprende 150 organizzazioni di 27 paesi europei, ovvero dell'Unione Europea, ma anche esterni come ovviamente il Regno Unito, da cui Restart è partita, ma anche la Norvegia e la Svizzera. E si spinge le istituzioni dell'Unione Europea verso il diritto alla riparazione, nonché si fanno anche azioni a livello nazionale per far sì che alcune barriere che possono essere affrontate a livello nazionale effettivamente ci portino dei passi avanti verso la riparabilità dei prodotti. Perché l'Europa in tutto questo? Prima di andare nel dettaglio di che cosa è successo finora. Perché all'interno del European Green Deal, uno dei documenti chiave, delle chiavi di volta dell'Unione Europea, delle politiche dell'Unione Europea da questo punto di vista, è stato il Circular Economy Action Plan, che ha messo politiche riguardo alla riparabilità dei prodotti, l'ecodesign dei prodotti e i diritti dei consumatori in questo senso al centro di alcune delle politiche sulla circular economy, sull'economia circolare. Questo è molto importante, ma rappresenta anche potenzialmente il limite dell'approccio del diritto alla riparazione finora, anche a livello europeo. Perché? Perché si inserisce all'interno di un progetto di economia circolare volto prevalentemente a estendere, passare dalla crescita a una crescita verde, ovvero che non pone delle domande più profonde sul quanto il modello attuale di crescita sia effettivamente compatibile con una economia circolare che riduca effettivamente l'uso delle risorse. E questo emerge abbastanza evidentemente dal tipo di legge, dal tipo di misure che sono state approvate finora. Ovvero non esistono delle misure che ci possano garantire un'effettiva riduzione del nostro consumo di risorse. Ci sono misure che
possono ridurre alcune barriere che le persone hanno, con cui si sono scontrate le persone fino ad oggi, ma non c'è una critica maggiore a, per esempio, la frequenza con cui i nuovi prodotti vengono immessi sul mercato, la compatibilità tra i pezzi di ricambio di un tipo di prodotto e un altro, oppure proprio un concetto di ridurre la frequenza degli aggiornamenti. Però partiamo dalle cose positive. L'Europa da questo punto di vista ha una posizione unica, nel senso che rispetto alle altre parti del mondo dove si sta agendo sul diritto alla riparazione, è l'unico mercato in cui si è usata la leva dell'ecodesign. Che cosa vuol dire questo? Cioè agire sull'impatto energetico dei prodotti, ma cambiando nel design. E questo significa un passo importante nell'ecodesign avvenuto a partire dal 2018 in avanti, è stato quello di non considerare soltanto più l'utilizzo energetico dei prodotti durante la fase d'uso, ma l'efficienza materiale dei prodotti, ovvero, come dimostravo prima, il fatto che la maggioranza, per molti prodotti, la maggioranza dell'impatto avvenga effettivamente nella fase produttiva. E quindi il focus precedente dei regolamenti ecodesign in Europa era legato a, nel caso di elettrodomestici, per esempio, quanta energia consuma durante un programma, una lavatrice, quanta acqua consuma durante un ciclo, cose che continuano a essere importanti, ma per la prima volta a partire dal 2018 la prima legislazione che è stata un po' traslata come Right to Repair si trattava effettivamente di un regolamento ecodesign dedicato a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, che per la prima volta non si occupava solamente del consumo energetico durante la fase d'uso. Questo è importante ricordarlo anche perché è stata un po' la fondazione di tutto questo movimento a livello europeo. Qualche foto comparirà delle prime manifestazioni che noi ad altre organizzazioni facemmo a Bruxelles davanti alla Commissione, proprio nel dicembre del 2018, quando c'era il rischio che alcuni paesi bloccassero l'approvazione di questi primi regolamenti. Quelli su cui noi abbiamo lavorato più alacremente, vorrei dire, negli ultimi anni, sono regolamenti ecodesign, regolamenti che faranno la differenza nei prossimi anni. Il primo di cui tutti noi beneficeremo, a partire dal giugno del prossimo anno, del 2025, è il regolamento su smartphone e tablet, in cui per la prima volta si danno delle regole di minimo supporto in termini di aggiornamenti software e di sicurezza per almeno 5 anni dal momento in cui un prodotto viene poi tolto dal mercato, per cui non si conta la durata del supporto da quando un prodotto viene immesso sul mercato, ma da quando viene tolto dal mercato. Poi si parla in termini di vendita di pezzi di ricambio. Anche qui tutta una serie di pezzi di ricambio dovranno essere messi a disposizione di riparatori e in alcuni casi anche dei consumatori finali per almeno 7 anni. Il design di questi prodotti sarà nel frattempo migliorato, ovvero per esempio per quanto riguarda gli schermi dovranno resistere a un certo numero minimo di cadute, oltre 40, prima di rompersi, secondo standardizzazione dei test evidentemente, e le batterie non solo dovranno diventare più facilmente sostituibili anche dall'utente finale, ma inoltre dovranno diventare più performanti, nel senso che perderanno la loro capienza più lentamente, ovvero deve essere garantito che mantengano almeno l'80% della loro capacità originaria dopo 800 ricariche, con la possibilità che se mantengono
oltre 1000 ricariche questa capacità, allora le case produttrici potranno avere qualche sconto sull'effettiva riparabilità da parte del consumatore finale. Comunque, un passo avanti importante, perché è evidente che non si tratta solo di rendere un prodotto più facilmente smontabile, ma anche ridurre i casi in cui questo prodotto debba essere effettivamente smontato. Parallela, ma forse anche più entusiasmante, sarà l'attuazione del regolamento batterie, che non copre evidentemente soltanto elementi di riparabilità, perché si occupa anche di percentuale di materiali riciclati, percentuali minime di materiali riciclati presenti nelle batterie del futuro, ma soprattutto prevede che tutti i nuovi prodotti di consumo che verranno immessi sul mercato europeo dal 2027 in avanti dovranno prevedere che l'utente possa sostituire la batteria quando questa non funziona più soddisfacentemente, che vuol dire, per fare esempi concretissimi, che le cuffie wireless che hanno una batteria agli ioni di litio e che al momento molto spesso, quando la stragrande maggioranza dei modelli, questa batteria è effettivamente saldata a un prodotto e quindi il prodotto viene generalmente abbandonato nel momento in cui è buttato via, meglio riciclato nel momento in cui non funziona più adeguatamente, questo non sarà più consentito. E in contempo dovranno essere vendute delle batterie di ricambio ufficiali per almeno 5 anni da quando un prodotto viene tolto dal mercato. Evidentemente esiste anche un problema di qualità dei pezzi di ricambio. E direi fosse un punto cruciale che ho messo tra virgolette nella slide, è proprio quello della ragionevolezza del prezzo del pezzo di ricambio, che in questo regolamento per la prima volta viene utilizzato questo termine. Evidentemente è un termine che non ha un significato concreto ad oggi. Esistono studi, come per esempio uno della ADEM, che è l'Agenzia Francese per la Transizione Digitale ed Ecologica, che definisce un prezzo limite del 30% di un pezzo di ricambio e del servizio di riparazione. Se si va oltre quella soglia, è molto probabile che un utente non scelga di riparare un prodotto, ma scelga di sostituirlo. Quanto ragionevole saranno i prezzi delle batterie è da vedere. È anche possibile che a tendere ci sarà difficoltà a controllare che effettivamente le aziende tutte facciano questo lavoro, e immaginiamo il rischio di cause legali in questo senso a seconda della disponibilità di servizi e di prodotti. La questione si complica decisamente rispetto alla direttiva approvata in forma definitiva ad aprile del 2024 sui diritti dei consumatori rispetto al diritto alla riparazione. Si complica perché? Intanto perché è una direttiva europea che quindi prevede, prima di entrare in vigore, che sia adottata da tutti i 27 paesi europei, e dovrà essere adottata, c'è una certa flessibilità nel modo in cui i paesi possono adottarla, per cui dovremo vedere come esattamente. Anche qui il primo appunto, ed è questo è un tema su cui noi abbiamo lavorato tantissimo come coalizione, è che si è trattato di una direttiva partita come proposta iniziale molto debole dalla Commissione europea, e storicamente c'è stato un momento in cui nel 2022 questa direttiva doveva essere rilasciata come proposta, e all'ultimo fu posticipata di alcuni mesi per via di un parere negativo dello Scrutiny Board della Commissione europea, che è l'ente all'interno della Commissione europea
che dà parere rispetto all'impatto e alle difficoltà dei testi legislativi. Lo cito perché evidentemente questo processo legislativo europeo, che per molti aspetti è estremamente democratico, ma per molti altri aspetti è estremamente poco trasparente, ovvero alcuni di questi rilievi dietro ai quali molto spesso si celano pressioni dell'industria contro potenziali leggi molto più disruttive, molto più ambiziose, non è mai rilasciato sul mercato in modo aperto fin quando poi la definitiva versione di una legislazione è poi approvata. Quindi sappiamo che questa è nata monca in un certo senso, perché c'è stato in qualche modo una sorta di autolimitazione da parte delle istituzioni europee in ciò che hanno proposto. Noi abbiamo lavorato tantissimo con il Parlamento europeo, che poi arrivò a una versione estremamente più soddisfacente, che cercava di coprire una varietà di prodotti più ampia, ma nella discussione e negoziazione finale, nei triloghi anche con il Consiglio e la Commissione, si è arrivati a un compromesso che fa senz'altro dei passi avanti, ma lascia molte ombre. Sui passi avanti, anche qui si parla di rendere sia i prezzi dei pezzi di ricambio che dei servizi di riparazione che alcune case produttrici di alcuni specifici prodotti dovranno obbligatoriamente offrire, di renderli ragionevoli. E di nuovo vale il riferimento precedente, che sapremo soltanto probabilmente dal 2027 in avanti che cosa ragionevoli voglia dire e quanto si dovrà ricorrere a vie legali per dimostrare la probabile non ragionevolezza di alcuni di questi. Più importante è un passo verso il blocco di alcune pratiche cosiddette antiriparazione, in particolare l'utilizzo strumentale di alcuni software per bloccare l'utilizzo di pezzi di ricambio di terze parti oppure il riutilizzo di pezzi di ricambio già esistenti. Questo è uno dei temi che, come vedremo, fa davvero la differenza tra una ipotetica teorica riparabilità di un prodotto e il fatto che questo venga effettivamente riparato. Si diceva all'inizio che il tema della proprietà intellettuale rimane una grossa incognita, perché effettivamente all'interno del testo finale di questa direttiva si lascia spazio a casi di utilizzo di software per limitare la compatibilità di prezzi di ricambio di seconda mano, di terze parti o stampati in 3D, in base a situazioni in cui questo violerebbe la proprietà intellettuale della casa produttrice, che evidentemente lascia molti dubbi. Si potrà vedere soltanto nella fase di applicazione che cosa effettivamente ciò voglia dire. Inoltre c'è per la prima volta un incentivo a cercare di limitare i casi in cui un prodotto viene effettivamente sostituito durante il periodo di garanzia legale. Cioè, se all'interno dei primi 2 anni quindi pre-garanzie commerciali, le case produttrici oggi non avevano alcun disincentivo semplicemente a sostituire un prodotto difettoso con una nuova unità dello stesso prodotto e contribuendo così a creazione di rifiuti elettronici anzitempo. Con la nuova direttiva si fa un piccolo passo che noi non reputiamo sufficiente, ovvero di offrire l'estensione della garanzia di un prodotto riparato durante la fase di garanzia per 1 anno. Quindi se vi si rompe un prodotto, lo fate riparare dalla casa produttrice o dal rivenditore di questo prodotto, la garanzia invece di essere 2 anni, in totale sarà di 3.
riteniamo che questo sia insufficiente perché se il motivo per creare un approccio legislativo a questo tema era proprio quello di disincentivare il più possibile la sostituzione di un prodotto, è evidente che se non lo si rende vietato a meno di casi in cui la riparazione sia oggettivamente impossibile, sarà molto difficile che una piccola estensione della garanzia convinca l'utente, il consumatore, magari a privarsi di un prodotto per alcune settimane, per 1 o 2 settimane. Per cui bisogna fare cose un po' più impattanti dal nostro punto di vista. E lo dico anche perché leggendo, sempre una lettura molto interessante, leggendo l'impact assessment, quindi la valutazione di impatto della direttiva che è stata pubblicata quando la direttiva è diventata ufficiale, si legge che il legislatore stesso ammette che questa mossa non risolverà completamente questo problema, per cui c'è un'ammissione di scarsa determinazione stessa da parte dei legislatori. È una direttiva su cui si è detto molto, ha fatto ovviamente molta eco sui mezzi di informazione, e questo per noi è altrettanto problematico perché la parte a cui tutti, che non ho neanche citato finora, su cui tutti sono molto ottimisti, il fatto che per alcune categorie di prodotti questa direttiva obblighi le case produttrici a offrire non solo un'estensione dell'accesso ai pezzi di ricambio oltre che ai riparatori indipendenti, anche ai consumatori, ma anche li obblighi a offrire un servizio di riparazione essi stessi. Questo ovviamente più competizione tra riparatori indipendenti e riparatori cosiddetti autorizzati è sempre positiva, ma il tema cruciale è che le categorie coperte da questa direttiva, per tutto ciò che ho detto, tranne per le sostituzioni in garanzia, sono un numero molto limitato di categorie di prodotti, ovvero quelli per cui esiste già da parte dell'Unione Europea le normativa ecodesign, ovvero questa direttiva di fatto estende la possibilità che un prodotto venga davvero riparato sempre che in parallelo sia stato fatto un lavoro di valutare l'effettiva riparabilità del design di un prodotto. Quindi si applica ad oggi agli elettrodomestici, ad oggi, quando entrerà in vigore nel 2027, si applicherà agli elettrodomestici tradizionali, agli aspirapolvere, agli smartphone, ai tablet e basta. Cioè si parla in maniera universale di diritto alla riparazione in termini di comunicazione e entusiasmo nei suoi confronti, ma in realtà sarà per ben pochi prodotti. L'aspetto che probabilmente è più interessante, che può avere un impatto più grande, è quello del consiglio da parte del legislatore di introdurre in ognuno dei Paesi membri una serie di misure volte a sostenere anche dal punto di vista economico e fiscale l'effettiva pratica della riparazione. Ovvero introduzione di bonus riparazione che riducano effettivamente il costo che un utente deve incorrere nel momento in cui una riparazione deve essere fatta. Questa pratica però è consigliata e quindi ci sono molte altre alternative che ogni Stato membro potrà scegliere nell'implementazione. Potrebbe per esempio riuscire a essere in linea con la direttiva finanziando attività di riparazione comunitaria come quelle che gruppi della nostra rete fanno, non che sia una cosa negativa, senz'altro, ma potenzialmente meno impattante, evidentemente meno costoso,
oppure potrebbe risultare perfettamente in linea con le richieste finanziando una campagna di informazione della popolazione rispetto all'importanza del riparare, che evidentemente è molto diverso da mettere a disposizione degli incentivi fiscali per riparare. Quindi alcune cose sono in atto, molte altre devono ancora accadere. Per fortuna al termine della scorsa legislazione europea è stata anche approvata il nuovo framework sull'ecodesign, che quindi dà delle linee guida per l'implementazione di nuovi regolamenti per nuove categorie di prodotti. Il punto qui è che siamo in una fase politica in cui le priorità dell'economia circolare, delle motivazioni green per fare alcune di queste scelte è sempre più messa in dubbio dai politici a livello europeo, in molti paesi, anche a livello nazionale. Quindi per fortuna ci sono delle linee guida che porteranno alla continuazione di questo lavoro da parte degli ambiti tecnici. E infatti lavoro già in corso, per esempio, sulla riparabilità delle stampanti. Noi abbiamo lavorato molto per spingere la Commissione europea a uscire dalla logica che prodotti come le stampanti e gli scanner fossero coperti da accordi volontari. Questo era il modo in cui funziona in realtà fino ancora oggi. Questo tipo di accordi sono frutto di proposte fatte dalle associazioni di categoria delle case produttrici di questi prodotti, mandate alla Commissione europea con un po' di scambio a cui partecipa con difficoltà anche la società civile, ma che non tendono davvero a ridurre i problemi di consumo di risorse. Questo è lo stesso processo che avviene per esempio anche per le console da gioco, i videogiochi e per altre categorie di prodotti. Sulle stampanti siamo riusciti, ma è un processo estremamente lento quello di passare da una proposta iniziale a tutto il muro di ricerca di annacquare queste proposte da parte delle associazioni di categoria che portano gli interessi delle case produttrici. Sulla stessa linea sono in corso di sviluppo di regolamenti che si occupano della riparabilità di asciugatrici, di aspirapolvere, di computer portatili. Ci tengo a far notare che queste sono procedure di lungo periodo, ovvero io ricordo quando si è iniziato a lavorare sulla revisione dei criteri di riparabilità dei computer portatili nel 2018. Si parla di portare a termine questo lavoro che è stato interrotto per una serie di motivi procedurali, anche perché la stessa Commissione europea in realtà non è sufficientemente organizzata per poter portare avanti con velocità tutte queste sfide, ma si parla di terminare entro il 2025. Tra l'altro sono temi interessanti perché computer portatili si parla effettivamente di quanto la modularità sia necessaria, sia sufficiente come oggi sul mercato, quanto si debba uscire da una dinamica di una scheda madre che comprenda tutti gli elementi al suo interno e che se uno di questi smette di funzionare va sostituita completamente. Sono temi che riguardano centinaia di migliaia di prodotti venduti ogni anno. L'unica opzione per fare un passo avanti più deciso è quello di cambiare approccio e di passare a un approccio cosiddetto orizzontale, cioè indicare una serie di scelte, di criteri minimi di riparabilità di un prodotto, ovvero la disponibilità di prezzi di ricambio, di un design sufficientemente modulare, di accesso agli strumenti per riparare, alla manualistica e altro, e applicarla a una serie di categorie di prodotti più ampia possibile. Questo è previsto dalla nuova normativa quadro sull'ecodesign, l'ESPR, che è appunto stata approvata anche questa in primavera,
e quindi ci sarà molto lavoro su questo fronte. L'ISPR prevede anche che il concetto di indice di riparabilità diventi, possa essere applicato a molti più prodotti, perché attualmente è applicato soltanto dal prossimo anno agli smartphone e ai tablet a livello europeo. Giusto per fare un po' di contesto, ovviamente questo è ciò che accade in Europa, ma esistono altri sviluppi altrove. Avrete forse sentito parlare di ciò che accade negli Stati Uniti, dove, a differenza dell'Europa, questo bisogna tenerlo presente, gli Stati Uniti si occupano di competitività e soprattutto di far sì che chi ripara a fini commerciali abbia, e evidentemente anche dei consumatori finali, abbia lo stesso livello di accesso che ha un riparatore collegato a una casa produttrice. Il che vuol dire che se la casa produttrice non decide che sia necessario rendere un pezzo di ricambio disponibile, va bene, purché le condizioni siano le stesse per tutti gli attori. E vedete bene quindi che l'approccio europeo è unico, è estremamente positivo, perché spinge davvero a cambiare alcune delle regole del gioco. Ma il collegamento tra i movimenti e le sfide da una parte e dall'altra dell'oceano in realtà è salutare, perché per esempio sul tema della proprietà intellettuale e della riduzione nell'uso del cosiddetto parts pairing, ovvero del software per bloccare alcuni specifici pezzi di ricambio, gli Stati Uniti in particolare, l'ultima legislazione uscita in Oregon è più avanzata di quello che ha fatto l'Europa, per cui tecnicamente bisognerà vedere nei prossimi anni, quando queste varie componenti entrano poi in vigore, quanto il posizionamento delle case produttrici sarà influenzato da dover poi agire su molteplici mercati. UK, la situazione è molto in ritardo, per anni c'è stata pochissima attività dopo Brexit, ma noi e molte altre organizzazioni abbiamo contribuito a creare una comunità forte che ha proprio questa settimana mandato una lettera al nuovo primo ministro chiedendo delle leggi ambiziose in questo senso. E il diritto alla riparazione sta sviluppando anche altrove, evidentemente ci sono movimenti e proposte di legge in Australia, in Nuova Zelanda, in India, in Canada, movimenti anche attivi altrove, in Brasile e in altri paesi, per cui la situazione è in forte evoluzione. In Italia, forse vi chiederete, la prima sfida sarà proprio quella di implementare bene la direttiva Right to Repair. Queste sono alcune delle organizzazioni con cui sicuramente lavoreremo, che fanno già parte della rete italiana sul Right to Repair, e pensiamo che il primo passo cruciale sia proprio quello di far sì che in Italia arrivi, così come già esiste in Austria, in Francia, in parte della Germania, un bonus per la riparabilità. Ecco, volevo citare il caso austriaco in questo senso perché è particolarmente interessante. L'Austria ha utilizzato in modo molto originale una parte dei fondi Next Generation EU, quindi del PNRR austriaco. 130 milioni sono stati messi a disposizione di questo bonus, con possibilità di sconti per l'utente finale fino al 50% del costo di riparazione di un prodotto. Questo evidentemente stimola l'economia della riparazione, crea potenzialmente dei posti di lavoro e riduce l'ammontare di prodotti che sarebbero invece finiti per essere riciclati. Tra i prodotti più riparati evidentemente sono prodotti che già comunque venivano riparati, ma vediamo che per esempio le macchine per caffè probabilmente non sarebbero state riparate molto prima. Quindi altri modelli da questo punto di vista possono essere possibili, per esempio in Francia si è voluto utilizzare cosiddetta la responsabilità estesa del produttore, ovvero un piccolo contributo che le case produttrici devono versare per la gestione dei RAE
quando i loro prodotti diventeranno rifiuti, e la Francia ha scelto che una porzione di quei fondi debbano essere utilizzati per creare degli incentivi a far costare meno le riparazioni. Per cui in realtà dire che questo costerebbe delle risorse, sì, tutto costa delle risorse, se si decide che sia una priorità si possono trovare. Qualche esempio di cosa stiamo effettivamente parlando. Se guardiamo un modello di iPhone di 3 anni fa, il prezzo dello schermo, se uno lo dovesse cambiare, è più del 50% del prezzo del device nuovo. Esistono pezzi di ricambio compatibili, ma proprio l'utilizzo del software fino a oggi ne blocca alcune delle funzionalità, per cui questa è una scelta non perché il prodotto non possa essere performante, ma perché la casa produttrice decide che non riconosce appieno quel pezzo di ricambio. Stessa cosa accade con la batteria, ovvero la batteria non permette di valutare qual è la salute della batteria, quel tipo di funzionalità viene esclusa se la si viene a sostituire con una compatibile. Voglio però spezzare una lancia a favore di Apple in questo senso, in questo caso, perché proprio la settimana scorsa, o 2 settimane fa, è uscito un nuovo white paper, una loro posizione su questo tema e sulla riparabilità e la longevità. E forse, immagino anche grazie alle pressioni delle campagne a livello globale contro il parts pairing, è stato annunciato che per quanto riguarda gli schermi e per quanto riguarda le batterie, questa limitazione cesserà a partire da ottobre, da quest'autunno, su alcuni modelli, che in realtà nega la motivazione precedente che era di sicurezza. E quindi in qualche modo progressivamente alcuni di questi argomenti dell'industria vengono smascherati e progressivamente smontati. Questo avvenne in particolare quando i concorrenti di Apple e Google andarono a testimoniare durante il processo legislativo in Oregon e dimostrarono che non c'era nessun problema dal loro punto di vista di sicurezza nel non richiedere un accoppiamento via software tra un pezzo di ricambio e il prodotto completo. Quindi in realtà ci sono narrative molto diverse che si scontrano e progressivamente stiamo ottenendo qualcosa. La stessa Apple però, nello stesso paper, dice che è assolutamente a favore della riparabilità dei prodotti, facendo sempre il caso dei computer portatili e degli smartphone, degli iPhone, ma badandosi bene di commentare sulla oggettiva irreparabilità dei loro earbuds o dei loro smartwatch. Per cui insomma basta sempre mettersi d'accordo: riparabilità di cosa e da chi. Non si tratta evidentemente soltanto di prodotti come smartphone eccetera, ma esistono casi eclatanti di schede di controllo di lavatrici oppure di motori di prodotti da giardinaggio che costano addirittura in qualche caso più che non un prodotto nuovo. Quindi evidentemente c'è un problema. E soprattutto, appunto, come dicevo, il tema del software dell'interpretazione della legislazione e degli aspetti di proprietà intellettuale in questo senso potranno creare molte difficoltà. Volevo brevemente citarvi una serie di altre dimensioni di questo problema, perché ci riferiamo al right to repair in termini molto tecnici di design, ma in realtà esistono tutta una serie di altri aspetti. Nello scorso anno Restart ha lavorato analizzando i prodotti che arrivavano a un centro per la raccolta differenziata dell'Ovest di Londra, e specialmente quelli piccoli, quindi non le lavatrici, i piccoli RAE. E i dati sono abbastanza preoccupanti, cioè tra prodotti completamente riutilizzabili e economici da riparare siamo al 45% di tutti i prodotti che diventano rifiuto, con la possibilità che in realtà questa percentuale sia addirittura superiore, perché per una serie di prodotti non irrilevante
non fu possibile testarli perché mancava il trasformatore o uno dei componenti. Per cui è molto probabile che la percentuale sia almeno del 50%. Questo dimostra parte delle difficoltà dell'approccio all'economia circolare, come dicevo all'inizio. Perché? Perché esiste l'unico, se si guarda agli obiettivi SDG per il 2030, l'unico indicatore rispetto alla circolarità rispetto al consumo è un aumento della percentuale di prodotti che vengono riciclati. Non si parla da nessuna parte di valutare e di seguire l'effettivo riutilizzo dei prodotti, che evidentemente sarebbe molto più interessante che non semplicemente il riciclo, per i motivi che citavo prima. Quindi mancano spesso ancora delle regole del gioco, che in alcuni paesi, per esempio l'Irlanda, sono un processo di monitoraggio della percentuale di prodotti che vengono riusati è stato finalmente approvato nell'arco dello scorso anno, e ci auguriamo che questo possa essere riutilizzato a sua volta anche in altri paesi europei. Un'altra dimensione che la legge quadro sull'ecodesign non è riuscita a vincere, cioè che non siamo riusciti a vincere durante i dibattimenti sulle negoziazioni sull'ecodesign, è il fatto che, a differenza dei prodotti tessili, per cui dal momento in cui questo nuovo regolamento entra in vigore sarà vietata la distruzione dei prodotti invenduti, quindi l'incenerimento, smaltimento, per quanto riguarda i prodotti elettronici questo non è stato possibile, nonostante gli scandali che sono emersi negli ultimi anni in Italia, in Germania, nel Regno Unito e in Francia, su centinaia e migliaia di prodotti regolarmente distrutti da aziende come Amazon, che evidentemente non sono le uniche che fanno questo tipo di attività. In fase di negoziazione i legislatori europei hanno dato come motivazione nell'eliminare questa nostra richiesta, che era il Parlamento aveva fatto sua, dicendo che non abbiamo sufficienti dati che provino questo problema. Evidentemente ci saranno 3 anni in cui sarà richiesto che chi fa queste attività le monitori, affinché, cioè le deve dichiarare, affinché poi il legislatore in 3 anni ritorni e cerchi di decidere con più dati a disposizione. È evidente che molto spesso si tratta di non disclosure agreements tra aziende che si occupano di riciclo e case produttrici o rivenditori, per cui, o distributori, per cui è un problema enorme. In questo caso il diritto alla riparazione è un diritto, ma anche un dovere che i prodotti non vengano sprecati. Molto brevemente, da dove arriva tutta questa nostra convinzione sull'importanza di far riparare i prodotti e sulle barriere che vengono affrontiamo? La bellezza di questo movimento che a livello mondiale ha forse 3.000 repair café o attività simili in giro per il mondo è che sono tutte attività che collezionano anche dati sulle attività che svolgono. Nel 2024 si festeggia 15 anni dal primo repair café in Olanda. Ebbene, Restart è stata la prima organizzazione che sistematicamente ha collezionato dati e li ha resi disponibili in formato aperto, per permettere a chiunque, fossero bene anche i legislatori, le case produttrici, i rivenditori, per fare, o anche chi sta facendo partire attività di riparazione, così come i ricercatori universitari, avere più informazione su ciò che non viene riparato e perché non viene riparato. Guardando a questa slide assolutamente illeggibile, però vedete lo spread enorme di tipo di categorie di prodotti che vengono portati ai
Restart Party serie per caffè in giro per il mondo, e si capisce al volo che le legislazioni a favore del diritto alla riparazione, occupandosi soltanto di pochissime categorie, ne lasciano tante completamente scoperte, sono altrettanto prodotti che le persone vorrebbero riparare. Qui vedete in verde il successo a riparare questi prodotti nelle attività comunitarie, che è effettivamente molto incoraggiante, fa vedere che molto spesso si tratta di prodotti non così spacciati, ma che in mancanza di altri servizi potrebbero essere buttati. E noi abbiamo anche fatto lavoro più importante in preparazione ad alcune delle consultazioni europee sulla riparabilità dei prodotti, proprio per guardare quali sono i problemi più ricorrenti. E questo tutto grazie a dati aperti, è l'unica fonte di dati di questo genere che è completamente trasparente e disponibile a chiunque lo voglia fare. È anche evidente che la mancanza di pezzi di ricambio, così come la loro relativa inaccessibilità dal punto di vista dei prezzi, sono gli aspetti chiave e sempre ricorrenti. Tra l'altro festeggiamo anche il fatto che il centro di ricerca della Commissione Europea stia sempre più utilizzando i nostri dati come base per alcuni dei loro studi sulla prioritizzazione di prodotti da normare, su cui lavorare, per cui questo è incoraggiante. Per finire, alcuni spunti su altre ancora dimensioni del diritto alla riparazione. Questa slide ritrae Matthew Lubary, che è un riparatore e organizzatore che vive in nord dell'Uganda, all'interno di un campo profughi. Lui è di origine sud-sudanese e lì ha creato un centro di riparazione e di istruzione, cioè e di formazione alla riparazione comunitario. Cioè, uno dei limiti dell'approccio europeo, se vogliamo, al diritto alla riparazione è che in qualche modo si cerca di rendere tutto un po' più semplice e accessibile al consumatore, ma in realtà i motivi per rendere tutto ciò molto più sistematico sono molto più urgenti che non la nostra convenienza di riparare invece di schiacciare consegnamene uno nuovo fra un'ora. E in questo senso, un altro esempio, questo arriva dallo Zambia, dove un'organizzazione che si chiama Solar Aid si è occupata di documentare le difficoltà paradossali che chi ha accesso a lampade alimentate a energia solare, che quindi evidentemente hanno una batteria, le difficoltà che si hanno nel momento in cui questi prodotti, spesso importati dall'est asiatico e che non corrispondono a un ecodesign, ad alcuni criteri di ecodesign, e soprattutto non vengono importate insieme a pezzi di ricambio come le batterie, creano una situazione paradossale che chi ha solo quello deve poi però buttarlo via e comprarne un altro. E ripararlo, specialmente nelle zone rurali, comporta una difficoltà nell'accesso ai pezzi di ricambio. Lo dico questo perché, cioè, quando parliamo di accesso ai pezzi di ricambio e di riparabilità dei prodotti, non è una cosa secondaria in situazioni rurali in cui le infrastrutture peraltro sono piuttosto carenti o in difficoltà. E sulla stessa riga siamo in contatto con associazioni che si occupano di device medicali e ci raccontano alcune delle difficoltà legate all'utilizzo di software per limitare la riparabilità dei prodotti. Per esempio, macchinari utilizzati per fare le lastre, mi scuso se uso termini non necessariamente perfetti o tecnici, quei pezzi di ricambio potrebbero costare 60.000 euro se acquistati dal distributore ufficiale. Lo stesso identico pezzo acquistato fuori costa la metà.
stiamo parlando di risorse pubbliche per un settore, quello della sanità, in cui le risorse sono sempre a rischio, sempre minori, e il pezzo di ricambio non ufficiale non viene riconosciuto a meno che la casa produttrice non fornisca una password per andare a resettare l'accoppiamento. E queste case non amano che gli si venga chiesto ciò, e finché non ci saranno leggi che rendono obbligatorio rivedere i modelli di business, è evidente che al momento, se questo è lo status quo, è una scelta anche delle case produttrici di fare sì che si sostituisca un prodotto o si lucri più del necessario su un pezzo di ricambio per continuare stesso modo di fare le cose, ma potrebbero essere fatte diversamente. Questa ve l'ho messa soltanto perché ricorda un po' come io ho iniziato questa mia avventura. Ho avuto appunto la fortuna di abitare in Kenya per alcuni anni, anche se questo tessuto non è keniano. Questo paio di cuffie fu diagnosticato da un riparatore keniano, Efraim Ngali, come totalmente riparabile in 5 minuti dopo che, quando abitavo a Londra, lo stesso modello mi si diceva forse devi spendere 40 sterline per farcelo vedere, poi ti diremo. In questo caso si trattava di semplicemente eliminare un po' di ossidazione da una batteria, e quindi questa storia è una storia che parla sia della mia inadeguatezza all'inizio di questo percorso a riparare le mie cose, ma anche di un sistema che è fatto, purtroppo ancora molto spesso fatto, per creare delle barriere invece che per rimuoverle. Tutta questa attenzione al mondo del right to repair sta portando anche delle possibilità di greenwashing, perché è evidente che sono molto frequenti i casi in cui le ditte adesso inizieranno a voler decantare la riparabilità dei loro prodotti. Un caso, secondo me, da manuale è avvenuto lo scorso anno, quando la Nokia, in realtà l'azienda che ha acquisito il diritto a utilizzare il marchio Nokia, visto che la Nokia in quanto tale non esiste più, lanciò sul mercato un prodotto decantando nella riparabilità, perché metteva a disposizione tutti i pezzi di ricambio, senza però raccontare che è un telefono cellulare fatto con un design che ne rende estremamente difficile lo smontaggio, per cui se uno dovesse mai togliere la batteria dovrebbe prima togliere lo schermo e tutto il resto e poi rimontarlo completamente, per una cosa che potrebbe volerci, a detta del manuale fornito dalla casa produttrice, anche 2 ore. Capite che il problema sta sempre in ciò che viene scritto in piccolo, se non che in questo caso, e questo è un problema anche del mondo dell'informazione, il caso, nonché la notorietà di questo prodotto, venne causata da un'operazione di, oserei dire, copia e incolla di un giornalista del Guardian che non aveva la più pallida idea della riparabilità del prodotto, ma scrisse un articolo gridando al miracolo e creando un senso di eccitazione collettiva, per cui bisogna sempre controllare le proprie fonti. Senza contare che Fairphone esisteva già. Esatto, però tenendo anche presente che qui si voleva creare un prodotto molto più economico, mentre evidentemente Fairphone è un prodotto che costa molto più caro perché fa anche delle filiere fair trade rispetto ad alcuni dei materiali contenuti nei prodotti. Cito ancora altri rischi legati all'implementazione potenzialmente errata di un indice di riparabilità, quindi di alcuni degli aspetti della informazione sulla riparabilità dei prodotti. La Francia ha adottato già dal 2021 l'etichetta di riparabilità dei prodotti, che vedete qui, in cui i prodotti hanno una riparabilità tra 0 e 10. La cosa cruciale è che uno dei criteri è
quanto costano i pezzi di ricambio, che quindi in realtà aiuta a fare delle scelte un po' più oculate nel momento in cui si sceglie un prodotto invece che un altro. L'Unione Europea sta implementando questo, ma il modello che è stato scelto finora è quello di un indice di riparabilità che non utilizza il criterio del costo dei pezzi di ricambio per motivi procedurali legati alla ipotetica differenza di prezzo dei pezzi di ricambio all'interno del mercato unico, cosa che per i dati che abbiamo noi a disposizione non sembra effettivamente vera, per cui c'è una battaglia in corso tra la nostra coalizione e le associazioni di tutela dei consumatori per cercare di convincere le istituzioni europee a ripensare la metodologia che hanno creato, ma questi processi di revisione delle metodologie sono di solito estremamente lenti, per cui la forza dei poteri che hanno spinto a limitare la probabilmente credibilità di un indice di questo genere può avere un impatto molto di lungo termine, quindi conviene tenere gli occhi aperti, anche perché evidentemente i nostri partner francesi sono molto delusi da questo. Nel momento in cui un indice europeo viene creato, rende progressivamente illegale la presenza di un indice francese, perché i due in conflitto, quello europeo ha la meglio. Guardando oltre, per finire, il diritto alla riparazione non finisce con i prodotti di consumo classici. Il nostro partner HOP, Alta L'Obsolescence Programme in Francia, ha da poco pubblicato un rapporto sui rischi specialmente legati all'importazione di veicoli elettrici extraeuropei, su alcuni aspetti, la difficoltà che ci sia una promessa di software, supporto software a lungo termine, che le batterie siano sufficientemente riparabili e quindi che non diventino completamente da sostituire, essendo il pezzo più costoso, riparabili non dall'utente finale in questo caso evidentemente, ma modulari a sufficienza che i riparatori indipendenti le possano modificare o rigenerare in parte, e sui rischi legati alla pratica del cosiddetto gigacasting, ovvero l'accumulazione di molti componenti su un unico grande componente dell'auto, che può potenzialmente rendere la riparazione più costosa, meno fattibile, e anche lo smaltimento a fine vita più difficile. Per cui nella progressiva elettrificazione dei nostri mezzi di trasporto, tema molto caldo anche e soprattutto in questa città, dobbiamo tenere presente che non tutto è come appare. Questo è valido peraltro anche per le bici elettriche. Leggevo proprio in questi giorni l'esplosione di molti casi di scandalo perché case produttrici, in questo caso la Bosch, di motori delle bici elettriche, quando questi motori in molti casi pare dovuto a scarsa impermeabilità di come sono fatti, il motore va completamente sostituito. Ufficialmente non vendono né i pezzi di ricambio né hanno servizi che se ne occupino. Quindi il problema è enorme, la moltiplicazione dei device continua, e quindi c'è il rischio che davvero siamo di fronte a un'apertura di una moltiplicazione di rifiuti elettronici e non alla fine. Come ne usciamo da tutto ciò? Evidente, dobbiamo continuare a spingere per legislazione davvero ambiziosa, ma questa prende molto tempo, per cui non si può agire soltanto verso l'alto, ma anche creare soluzioni a livello cittadino, a livello regionale, a livello nazionale. Questa ultima ispirazione con cui vi lascio è quella della crescita di questo movimento per la riparazione comunitaria, il passaggio da un approccio a comunità che organizzano eventi di 3 ore al mese a un approccio di creare, anche magari con la collaborazione di università, dei comuni, della
del grande know-how presente in città, per esempio come Torino, di spazi in cui la riparazione diventi un'attività collettiva che crei nuovi posti di lavoro, che crei anche un ricambio di competenze tra chi la vecchia guardia dei riparatori più attiva su prodotti non elettronici ma elettrici e i giovani invece più interessati a tenere in vita prodotti ultramoderni. Vediamo delle grandi opportunità a partire da alcuni progetti pilota in cui noi siamo stati coinvolti a Londra e che continueranno a espandersi prossimamente, e quindi immaginare come possiamo davvero riparare il più possibile quello che già c'è, se vogliamo rallentare davvero la corsa a una crescita ulteriore senza senso. Grazie. Grazie, grazie per questa splendida presentazione. Grazie anche di averci portato dei dati, delle informazioni, del materiale per approfondire, per pensare sempre meglio questa tematica. Veramente una bellissima presentazione. Io adesso aprirei alle domande, sono sicuro che ce ne sono. Io, diciamo così, per rompere il ghiaccio, mi ero appuntato un paio di cose che vorrei proporti come domande, poi dopo magari ne raccogliamo altre, poi decidi tu come rispondere, come espandere, così. Una questione che riguarda gli smart devices, un tema che tu hai accennato nella tua presentazione, e la questione è se questi device, che sono una cosa ambigua perché sembrano dei prodotti ma in realtà sono dei servizi, e la questione se siano prodotti o servizi occupa i giuristi da un po' di anni, insomma una cosa, però non è solo una questione ovviamente giuridica ma molto pratica, perché uno smart device, il produttore a un certo punto decide che quel device non deve più funzionare, non lo fa più funzionare. Quindi mi chiedevo se ci sono degli aspetti sul right to repair specifici e caratteristici di questo genere di prodotti, servizi. L'altra questione che mi ha molto colpito, la ricerca che avete fatto voi sui rifiuti, e il fatto che più della metà sono in realtà non sono rotti ma sono semplicemente buttati via, e mi ha fatto pensare al fatto che noi molto spesso in realtà i prodotti che gettiamo non li gettiamo perché sono rotti ma perché vogliamo prendere la versione nuova di quel prodotto. E io mi chiedo sempre, è proprio necessario che ogni anno ci sia un nuovo iPhone? A quanto siamo arrivati? 13? 15? Ho perso il conto. Comunque io devo avere l'11, tra l'altro io ho cambiato 2 settimane fa lo schermo e funziona benissimo, lo schermo non originale, e mi sembra che tutte le funzionalità siano al loro posto, però mi è fatto una dubbio. Ma vai bene lo stesso, spiego. Va bene. E quindi mi chiedo, questo è chiaramente un aspetto molto particolare, perché è veramente un piano su cui il legislatore può poco o nulla. È una, diciamo, entriamo in un discorso di come è fatta la nostra cultura, la nostra società, il fatto che appunto ci vengono proposti strumenti con magari una funzionalità in più che per nulla necessaria, però che basta per indurci a gettare il tostapane vecchio per prendere quello nuovo, lo smartphone vecchio per prendere quello nuovo. Mi chiedo se su questo piano la vostra riflessione, che cosa, se avete appunto una riflessione particolare, se ci sono delle, se è un piano su cui è possibile agire in generale. Beh, sì, intanto grazie, perché sono due aspetti molto importanti. Quest'ultimo è uno che mi appassiona particolarmente ed è proprio centrale. Cioè, è evidente che
la legislazione all'interno delle leggi quadro sull'economia circolare si insinua in un approccio, in un credo molto vicino a quello della crescita green, no? Quindi di far continuare a crescere e non mettere in discussione il modello di crescita. Per cui io sarò contento quando le aziende decideranno che riducono la frequenza di nuovi lanci di prodotti, cioè questo sarebbe davvero un segno. Cioè se l'azienda X invece di rilasciare uno smartphone ogni anno decidesse di farlo ogni 3 anni, decidendo semmai eventualmente di rilasciare un aggiornamento di fotocamera, se proprio uno a questo punto, però credo che ormai siano diventate estremamente tutte piuttosto buone per l'utilizzo che mediamente se ne fa. Invece no, stiamo assistendo all'ennesima corsa all'oro. La stessa Apple ha annunciato che tutte le loro funzionalità di cosiddetta Apple Intelligence, quindi il loro approccio alla intelligenza artificiale generativa, saranno disponibili solo ed esclusivamente sui due, non neanche su tutti i device che hanno messo in commercio nell'ultimo anno. Quindi il modo in cui l'hanno annunciato sembra già lanciare una prossima ondata di marketing e dire: beh, se tu vuoi utilizzare queste funzionalità, su cui non mi esprimo perché non le ho provate, ma credo sia come minimo importante esserne scettici in ogni caso, dovrai fare un aggiornamento. Ecco, e da questo punto di vista credo che sia abbastanza importante affrontare anche i dubbi, se vogliamo, sulla grande esplosione del mondo dei prodotti ricondizionati. Cioè, è funzione del fatto che continuano a essere aggiornati da molte altre persone, molti prodotti con una velocità probabilmente poco sostenibile, se no non si spiegherebbe come sia possibile che esistano migliaia in tutte le piattaforme di smartphone praticamente nuovi già usati, cioè, e quindi usati o a prezzi estremamente ridotti. Sicuramente non aiuta il fatto che questi prodotti ad oggi non siano coperti da un obbligo di allungare il supporto software, per cui si guarda, per esempio, questo è un tema su cui l'Apple invece agisce in modo migliore rispetto alla media dei suoi concorrenti finora, si vede che sulle varie piattaforme, da Backmarket, Referred, eccetera, sulle varie piattaforme di acquisto di prodotti ricondizionati, i prodotti che sono a termine del loro ciclo di supporto software perdono gran parte del valore commerciale, quindi la gente li continua a cambiare giustamente perché crede che non avrà più un prodotto compatibile. Ma se vogliamo davvero cambiare il sistema, dobbiamo davvero ridurre la velocità in cui i prodotti vengono cambiati. Cioè, se siamo per molti aspetti a un crocevia per cui per gran parte di questi prodotti il mercato a livello europeo è sostanzialmente saturo, cioè si parla di vendere a chi già ha quel prodotto, è evidente che la pressione del marketing, della pubblicità e la mancanza di incentivi a ridurre queste pratiche da parte delle case produttrici non aiuta. Cioè, però è difficile uscirne a meno che non si metta in discussione completamente il modello di circolarità prevalente finora. Cioè, io trovo molto più stimolante il dibattito su come la circolarità possa essere informata da una critica della decrescita, cioè come possiamo davvero ridurre il numero di risorse utilizzate, che siano utilizzate la prima o la seconda volta. Possiamo avere indicatori che ci dicano a livello europeo se stiamo
diminuendo le vendite dei prodotti, ma riuscire a dire questa grande verità che dobbiamo venderne meno perché sostanzialmente già ci sono, e vi sfido, se cercate un computer di seconda mano che sia più che passabile per la stragrande maggioranza delle attività che dovete fare, specialmente se utilizzate software libero per farlo funzionare, potete trovare dei computer eccellenti a meno di 100 euro nell'usato, il che vuol dire che questa corsa alla moltiplicazione, all'innovazione, un'innovazione che davvero non è al servizio delle persone, né del pianeta, ma soltanto degli interessi del capitale, di chi continua a sfornare e magari le cose che non ha venduto poi le mette sotto banco nei centri di raccolta differenziata. Quindi questo è un problema vero che non sarà risolto dalla legislazione sul diritto alla riparazione. Abbiamo bisogno di altro, quindi è un po' un messaggio, è una chiamata alle armi, se vogliamo, non alle armi perché non mi piace usare questo termine, ma una chiamata a collaborare, a far iniziare delle riflessioni che possono essere nella vostra città, nella vostra azienda, nella vostra università, ogni quanto viene sostituito questo prodotto, a livello di il tipo di public procurement, i servizi di riparazione e di riuso sono effettivamente stati inseriti nei criteri di scelta dei prodotti. È evidente che il discorso di decrescita in termini europei non vuol dire che si debba nel contempo limitare l'accesso agli stessi prodotti per persone che ancora non ne ha avuto accesso, ma infatti molto spesso il nostro consumo folle impedisce ad altri di avere sufficiente accesso, e quindi dovremmo, se parliamo di diritto alla riparazione, diritto di accesso più universale, vorrà anche dire rivedere l'allocazione delle risorse. Sul tema dei cosiddetti prodotti connessi, credo che purtroppo il diritto alla riparazione non prevede ad oggi di occuparsi specificamente di questi in quanto tali. Se ci saranno delle misure orizzontali su tutti i prodotti ICT, cosa che noi ci auspichiamo, c'è la possibilità che questo ci permetta di normare anche la loro riparabilità, ma è vero che qui non si tratta tanto di riparabilità quanto di riutilizzabilità anche a livello software, cioè se il firmware e quindi l'accesso alla programmabilità in modo diverso di un prodotto diventa patrimonio comune o commons, allora prodotti potrebbero quantomeno, se non c'è un obbligo minimo di quanti anni saranno supportati, almeno non diventano automaticamente spazzatura. Questo è l'unico aspetto che in teoria la legislazione UK, su cui la legislazione UK è stata un po' innovativa, negli ultimi mesi è uscito un Telecommunication Digital Services, se non sbaglio, Act, che obbliga le case produttrici di ogni prodotto a indicare chiaramente al momento dell'acquisto per quanto tempo il software starà, cioè sarà aggiornato. Però non c'è una durata minima, ti chiedono soltanto di essere trasparente, per cui chiunque mette un anno o poco di più, per cui cioè, non ha un vero impatto, però si dovrà agire, cioè c'è da chiedersi se, insomma, adesso volendo giocare con questo concetto molto serio di decrescita, forse ci dovrebbe essere una sorta di disinvenzione di alcune categorie di prodotti. C'è stato in alcuni paesi campagne grosse sulle sigarette elettroniche usa e getta, che questo è un esempio ovvio di prodotti che semplicemente non sarebbero dovuti essere inventati, così come le capsule per il caffè che siano compostabili mi interessa relativamente, però cioè cose in cui il contenuto è sostanzialmente usa e getta, cioè al di là del caffè evidentemente, però
ci si deve chiedere evidentemente più come società se alcune cose possiamo accettarle o se la fine di una vera e propria economia ad usa e getta non dipenda anche da un cambio di sensibilità collettiva su questi temi. Sì, cioè davvero ci serve il tostapane smart, diciamo, cioè c'è un limite allo smart anche quello. Senz'altro. Va bene, allora io lascerei un po' la parola ai presenti, poi vedo che anche se qualcuno collegato online che vorrebbe fare un intervento, facciamo magari un paio di domande qui, poi prego. Prima no. No, prego. Due domande con questa questione delle leggi del 2025 e del 2027 europee per cambiare la durabilità dei dispositivi. Ha due questioni che mi fanno domande. Sono delle leggi che sono per l'usuario, per l'utente, sono per l'utente privati o c'è anche una legislazione per l'industria? No? Perché per questo penso che è dove è più complicato, soprattutto adesso che con i servizi, l'intelligenza artificiale generativa, per esempio, tutto viene dal data center e lì c'era più ancora l'aggiornamento di servers di tutte queste. E inoltre si le telefonia, per esempio, dovevano essere più durabili, il prezzo dovrà anche aumentare, no? Perché non, per un costo molto, un telefono poco costoso non può essere tanto durabile se il materiale dovrebbe essere più resistente. Quello farà anche un cambio del mercato, dovrebbe affettare la dinamica del mercato, meno dei clienti compreranno meno telefonino. E anche io mi domando se avrà delle marche fabbricanti che non potranno più essere in Europa. Prima domanda era se effettivamente queste legislazioni si riferiscono ai prodotti di consumo, cioè ai consumatori i prodotti aziendali non sono coperti dalle stesse dinamiche, ma anche perché molto spesso ci sono dei servizi di assistenza diversi collegati. È vero anche che per quanto riguarda i server esiste proprio in questa fase ci sono una serie di riunioni a cui alcuni miei colleghi hanno partecipato sui requisiti dei server di prossima generazione, per cui i server sono una categoria che è ben seguita indipendentemente dalle altre categorie di prodotti di consumo. Però è vero, questo, sui prodotti B2B ci sono legislazioni diverse, non sono tutte quelle che sono applicabili ai prodotti di consumo. Sul cambio di prezzo dei prodotti futuri vedremo, è difficile prevedere tutto, senz'altro ci aspettiamo che alcuni prodotti più di fascia bassa, che su cui magari c'era una simmetria informativa per cui per l'utente non era chiaro, per esempio, quanto la batteria fosse di bassa o media qualità, se è vero che le batterie, per esempio, e anche gli schermi dovranno avere una qualità complessivamente più alta, probabilmente quei prodotti di fascia più bassa non saranno senz'altro esclusi dal mercato. Se le aziende che prima li producevano decideranno di sostituirli nella loro offerta con prodotti che rispettano i criteri minimi dell'eco design, questo lo vedremo. È anche vero che l'adozione in Europa di queste leggi non automaticamente impatta l'adozione di questi stessi principi in altre regioni del mondo. Infatti il riferimento alla situazione in paesi africani era
collegato, proprio perché non necessariamente lo stesso livello di criteri ambientali sarà rispettato per qualche anno, finché non vengono adottati. Per cui non è tanto il problema delle case principali che si adegueranno ai grandi nomi, perché non gli conviene probabilmente avere linee di prodotto diversi per diverse parti del mondo, ma per quanto riguarda alcune marche più di, diciamo così, di fascia bassa, è probabile che cambino destinazione d'uso, cioè destinazione geografica della loro produzione per un po'. Il principio dell'ecodesign è proprio quello, cioè cerca di eliminare dal mercato i prodotti cosiddetti peggiori, ma lasciando una certa, cioè i criteri minimi non sono inarrivabili, cioè non si tratta di prodotti perfettamente riparabili e super durevoli, tutti quelli richiesti dalla normativa, dai regolamenti. L'abbinamento del regolamento ecodesign e dell'indice di riparabilità permetterà una differenziazione che permetta anche a chi investe di più in prodotti davvero più durevoli o più riparabili di risaltare con un punteggio più alto, però dovremo vedere come funziona nella realtà. Antonio Dante, facciamo un attimo, proviamo a vedere quelle che poi vedere se riusciamo a dare la parola. Capisco che erano i punti collegati. Grazie. Quali sono a suo parere i rischi dal punto di vista della privacy? Gli oggetti connessi oggi raccolgono molti dati dei loro utilizzatori. In che misura gli utenti saranno in grado di distinguere tra fornitori di servizi di riparazione sicuri, affidabili, compliant dal punto di vista della privacy e non? Sì, magari leggiamo anche l'altro. Volevo chiedere se invece di concentrarci sull'aspetto ecologico non sarebbe meglio lavorare sul diritto all'uso, abuso, riparazione e modifica di oggetti che compriamo e che quindi dovrebbero essere i nostri. Sì, forse in parte vi ho risposto prima, però... Sì. Ok, partiamo dalla prima domanda. Allora, esistono in realtà tecniche che permettono ci sono modalità in alcuni prodotti di riparazione che non compromettono, non richiedono l'accesso ai dati personali della persona. Sia Apple che Samsung ne hanno create, per cui teoricamente è possibile, se tutti non, è anche vero che non necessariamente molte altre aziende non le hanno ancora creati. Non mi risulta che esista alcuna legislazione che si occupa esplicitamente o specificamente di questi aspetti, proprio sulla riparazione. Se vogliamo, una delle motivazioni che viene adotta rispetto al parts pairing, ovvero all'accoppiamento di un pezzo di ricambio approvato o meno dalla casa produttrice, è rispetto ai componenti che che possono essere utilizzati per l'identificazione della persona, ovvero la fotocamera nei casi di riconoscimento facciale o riconoscimento, altri tipi di riconoscimento biometrico, e quindi qui diventa sicuramente più complicato il tema, perché perché sono problemi reali evidentemente, ma anche qui esistono evidentemente altre modalità che non mettono a repentaglio i dati della persona. Qui temiamo che spesso si faccia un uso strumentale, cioè il cybercrime esiste evidentemente a prescindere dal mondo della riparazione, per cui così come spesso le aziende tendono a
evidenziare i rischi di sicurezza dal punto di vista del farsi male, delle persone se riparano o se riparano male un prodotto che poi causa dei problemi più seri, anche il sottolineare specificamente i temi di sicurezza e di privacy, legati alla privacy, sembra spesso strumentale. Immagino che si applicheranno le leggi della privacy, quindi sì. La minimizzazione dei dati, la data retention. Sì, cioè, credo che Jacopo si riferisca in particolare al fatto che se qualcuno per testare un prodotto lo deve utilizzare non davanti all'utente finale, come fai a poterti fidare? Questo di per sé è un buon motivo per invece riparare le cose in contesti comunitari in cui l'utente cerca di ripararlo insieme ai volontari, per cui è tutto fatto estremamente alla luce del sole. Però non lo dico per discreditare i riparatori professionisti, che sono una risorsa cruciale se vogliamo davvero avere un impatto effettivo in termini di riduzione dei rifiuti. Rispetto a quest'altra domanda, sì, cioè, è evidente che non c'è solo un aspetto ecologico. Per noi è stato un punto di partenza l'aspetto ecologico. In realtà il diritto alla riparazione, nell'accezione direi più statunitense di questo movimento, il motto di iFixit, che è una delle organizzazioni che guida questo movimento e tra l'altro un grande nostro collaboratore anche in Europa, è: se non puoi ripararlo, allora non è veramente tuo. È anche vero che ci potrebbero essere, volendo fare guardare la questione da un punto di vista completamente opposto, altri modelli che proprio all'interno dell'economia circolare stanno emergendo, quindi di accesso ai prodotti invece che di possesso dei prodotti, che in alcuni casi possono essere assolutamente appropriati. In questo caso, chi si occupa di riparare cosa è fonte di altri grattacapi, perché evidentemente ci sono alcune aree grigie in cui, se tu non sei proprietario, non necessariamente ti sarà dato accesso a tutta la possibile riparabilità dei prodotti. Antonio. Allora, io sono un semiologo di professione e ho curato in passato un libro che si intitola Il valore del linguaggio nell'economia, perché una delle convinzioni, diciamo, della mia disciplina, dei miei colleghi che studiano il settore dei consumi, è che il motivo per cui noi paghiamo tanto le cose non è tanto perché hanno un grande valore materiale, ma perché ne hanno uno simbolico, no? Le aziende lo sanno, quindi raccontano i loro prodotti in una maniera incredibile, e questo fa aumentare molto, no? Il loro valore, la ragione per cui poi li compriamo. A questo proposito, sto partecipando in questo periodo a un progetto PRIN di ricerca nazionale sull'upcycling, che è una tendenza culturale, diciamo, della società dei consumi contemporanea, tale per cui se uno ricicla determinati tipi di prodotti, mettendoci del lavoro umano, della creatività, seguendo determinati tipi di valori, crea dei prodotti che sono riciclati, ma che valgono di più. Proprio la gente li compra con più piacere e li paga anche di più di quello che avevano prima. Allora, le volevo chiedere se lei ha avuto sentore del fatto che questo fenomeno si riverberi anche nell'ambito delle tecnologie digitali, cioè se esiste l'upcycling delle tecnologie digitali, quindi dei computer, degli smartphone, eccetera, eccetera, perché io penso che una delle cose più importanti che devono succedere, perché quello che lei auspica si realizzi, è che
cambi proprio la cultura dei consumatori, no? Il fatto che ci sono tutti quei problemi tecnici e legali di cui lei ci ha parlato, però se cambia la cultura dei consumatori, secondo me, poi le aziende gli vanno dietro, perché se capiscono che guadagnano di più facendo upcycling, forse addirittura la Apple potrebbe scoprire che la gente è più contenta di pagare sempre 1000 euro un cellulare riciclato, perché ha un valore culturale di un certo tipo, piuttosto che venderne uno completamente nuovo sempre 1000 euro. Anzi, magari se cambia la mentalità della gente, quello nuovo vale di meno, cioè lo puoi vendere a meno rispetto a quello che è fatto secondo la logica dell'upcycling. Sì, no, è un bellissimo stimolo. In realtà nel mondo dei prodotti elettrici ed elettronici, che io sappia, gli unici casi in cui i valori salgono davvero dei prodotti usati è quando si crea una scarsità, cioè per ragioni non a tavolino, cioè in cui c'è un'obiettiva scarsità di prodotti cosiddetti vintage, cioè in cui effettivamente ci sono delle caratteristiche in questi prodotti che non sono presenti in quelli nuovi a disposizione. Cioè, ad esempio, possono essere particolarmente nel settore audio, per dire, oppure retro cabine da videogiochi e cose di questo genere. Esistono poi alcune categorie di prodotti che hanno un valore pratico più che simbolico molto alto, perché sono davvero performanti anche come prodotti estremamente vecchi. Cioè, ricordo discussioni, non so la quantità, ma la qualità delle discussioni rispetto ad alcuni vecchi frullatori di un tempo in cui esisteva ancora, questo nel Regno Unito, dove all'epoca io abitavo, un riparatore che si occupava di questi specifici, credo fossero Kenwood degli anni 60, e questa era la persona che se ne occupava, e meno male che c'era, perché cerchiamo assolutamente di mantenere in vita questo prodotto, che non ha solo un valore simbolico, cioè che se l'è passato dalla nonna alla mamma alla figlia, ma anche un valore che effettivamente funziona particolarmente bene. Per quanto riguarda, è un concetto interessante che credo possa funzionare su prodotti in cui non c'è una percepita innovazione ancora veloce. Cioè, se vogliamo, si può intravedere nelle scelte di linguaggio, di marketing, di aziende. Io vedo Backmarket, che peraltro è il nostro partner all'interno della campagna europea sul diritto alla riparazione, lo dico come, insomma, per fugare questioni di relativo conflitto di interesse, ma la loro comunicazione, così come la comunicazione di Refurb, che è anche un altro nostro membro, cioè, aiutano le persone a esaltare il valore di qualcosa di vecchio. Cioè, se vogliamo, c'è da chiedersi quanto questo modello, in cui comunque queste aziende, per ovvi motivi, vivono della quantità di prodotti che riescono a far girare, perché fanno comunque parte di questa economia, mi chiedo quante siano potenzialmente le persone che fanno quella scelta di un prodotto sì ricondizionato, non necessariamente upcycle, perché upcycle sarebbe se un telefono vecchio fosse rivenduto meglio di come era prima, cioè con una nuova scocca, per esempio, no? Non so quanto ci sia il rischio di un'esaltazione del valore positivo ambientale di un prodotto che ha un impatto evidentemente più basso e che potenzialmente possa portare al problema parallelo di sentirsi più di potersi permettere di cambiarlo piuttosto spesso, proprio perché è ricondizionato, tanto non importa. Cioè, queste due tendenze quanto sono parallele? Quelle di una consapevolezza nel ridurre
i nostri cicli di upgrade e allo stesso tempo apprezzare i prodotti di seconda, terza mano. Questo credo ci sia più lavoro da fare su questo tema, un ottimo tema di dire. Cioè, se mi dà oggetti d'analisi, io li faccio studiare eventualmente, no? Quindi, perfetto, parliamo molto volentieri. Prego. Ciao Sandro, a tutti e tutti, sono Nadia Lambiase, mi collego a questi ultimi interventi su valore e anche alcune suggestioni sul tema culturale. Mi occupo di economia circolare, sia come impresa, facciamo consulenza e formazione sui temi dell'economia circolare all'Università di Torino, ho fatto un dottorato di ricerca, sto facendo ricerca. Quindi parto dal discorso più teorico, anche terminologico. Innanzitutto sottoscrivo tutto quanto è necessario un cambio di paradigma culturale prima ancora che e quindi economico. La definizione di economia circolare, in realtà purtroppo per fortuna non esiste una definizione di economia circolare, quella che è in voga e quella che è stata assunta, optata, mangiata dal sistema per deviarlo tutto alla propria narrazione. Uno studio del 2017 ha analizzato 114 definizioni, la maggior parte delle definizioni non mette in discussione il tema della crescita e l'economia circolare è la strategia per continuare a crescere. Quindi la crescita non è messa in discussione, questo è il primo punto che mi ha iniziato. Il secondo è che pochissime incorporano nel perimetro, quindi politico, della definizione di economia circolare, l'obiettivo dell'economia circolare è, se vogliamo un altro tema un po' controverso, però lo assumiamo, dello sviluppo sostenibile, quindi l'obiettivo dello sviluppo sostenibile inteso come con presenza della dimensione sociale, quindi equità, giustizia sociale rispetto a quello che si diceva anche negli altri paesi, ambientale e di dimensione economica. Quindi pochissime lo incorporano dentro questa dimensione sociale. Quasi tutte fanno riferimento al framework delle R, e quindi questo spende un altro. Il framework delle R, quasi tutti quello che conosciamo, è ridurre, riusa, ricicla. Ridurre è il primo, riusa, ricicla. L'economia circolare, che cos'è l'economia circolare? Lo chiede la gente, riciclare. Quindi tutto viene ridotto a questo operatino qua. In realtà, un altro studio del 2017 individua 10 R, e di cui la prima è un R che per noi definiamo politica, è la R rifiutare. Quindi rifiuto questo modello economico in cui sono immersa, come cittadino o cittadina rifiuto di comprare se non ho bisogno, come impresa rifiuto di produrre se non è, però questa evidentemente non è applicata. Poi c'è ridurre e il quant'altro. Rispetto e quindi effettivamente una gerarchia rispetto a queste strategie c'è, non applicata. Rispetto a un altro settore che non è quello di cui dicevi di Zegetta, quello degli imballaggi, stando quindi in connessione con la normativa, c'è un regolamento appena varato del regolamento degli imballaggi, rifiuti da imballaggi, dove l'Unione Europea prova a mettere in campo la gerarchia delle R, quindi è necessario usare come obiettivi di economia circolare il riutilizzo dell'imballaggio e poi anche il riciclo. L'Italia, dove c'è una forte lobby di economia del riciclo, che cosa ha fatto guerra e ancora la sta facendo all'Europa, per cui quello che è passato è stato annacquato, poi per fortuna è passato ma annacquato, perché viene contrapposto il riciclo e l'uso, ma non devono essere contrapposti, sono due robe, due strategie necessarie, ma con un peso diverso. Questo lo devono capire le imprese e lo dobbiamo capire noi. Sulla questione del valore, torno perché la tesi dottorata l'ho fatta a livello teorico sul il valore dell'economia circolare, in grado di mettere in campo nuove metriche del valore sotto culture politiche e società, Filippo Barbera, quindi sociologia economica. E perché lì in realtà qual è la percezione di tutti noi? L'abbiamo visto sul riparare. Riparare costa di più che comprare il nuovo. Il biologico costa di più di un prodotto standard, la carta riciclata costa di più. Io l'ho fatto sul PET, e poi faccio una battuta anche sulle bottigliette che abbiamo qua, PET riciclato costa di più del PET vergine. E allora la domanda è perché deve costare di più il PET vergine? E allora l'indagine è quali giustificazioni del prezzo sono stati dati dagli attori, quindi non entro nel merito, per come viene costruito poi un prezzo, e quindi nel quel prezzo concorre la scarsità, il valore che viene attribuito, la funzionalità, cioè sono diversi aspetti, ed effettivamente è interessante ragionare su
I prezzi dei beni veicolano fino in fondo i valori che vogliono comunicare e quindi dovrebbe costare di meno. E come? Perché c'è una il fatto che un bene costa di meno lo percepisco come scarso, c'è una premialità di un certo tipo? Aggiungo che spesso il prezzo è proprio uno strumento di comunicazione, cioè se tu fai vedere a qualcuno che hai comprato una cosa che costa tanto, la gente penserà che sei ricco, che hai avuto successo, cioè, quindi mettere un prezzo alto a un prodotto riciclato può servire a quella gente che si compra di status symbol. E creando però una distorsione, perché nel mercato del riciclaggio se mi costa di più, non lo uso, compro il vergine, quando in realtà bisogna stimolare il mercato della materia prima e seconda. E quello che io ho analizzato nella mia ricerca, gli attori mi dicono se mi costa anche di più il PET riciclato, io le bottiglie le continuo a fare in plastica vergine e non in PET riciclato, per quanto adesso ci sono degli obblighi di incorporare la materia riciclata. Vengo sulla terminologia dell'upcycling che, se mi permetto, correggo, perché sì, in realtà l'upcycling, infatti l'upcycling rispetto anche all'R non è applicabile nel mondo del settore tecnologico IT, perché lì si parla di ricondizionamento, in inglese refurbish. Quindi ci sono l'upcycling e non è riciclo, quindi quello che hai descritto, diciamo, non funziona. Riciclo vuol dire quando un prodotto non è più un bene, diventa un rifiuto e quindi quel bene lì viene proprio triturato, trasformato, ha un processo trasformativo per generare materia prima seconda. Quindi faccio un esempio molto semplice. La bottiglietta potrebbe avere tre funzionalità, potrebbe essere riutilizzata e sarebbe la cosa migliore, allungo la vita di quel bene. Uno dice, vabbè, sai che c'è, la taglio e ci faccio dei vasetti. È upcycling perché la sto in maniera creativa utilizzando per un fine diverso. Oppure dico, la butto nel cassonetto della raccolta differenziata, verrà processata, quella plastica verrà fatta granulata e ci sarà plastica materia prima seconda. L'upcycling quindi è intervenire sulla materia per o in maniera proprio totale o in parziale e dare una destinazione di utilizzo diverso a un bene. Più complesso è per esempio con tutto ciò che c'è nella bioeconomia. Lo scarto agricolo dell'uva, della filiera dell'uva, lo uso, quindi che quella destinazione di utilizzo finale sarebbe il compost. No, invece di renderlo compostabile, gli do un valore aggiunto, lo inserisco in una nuova filiera produttiva, quella della cosmesi, e lo uso come input produttivo per fare una crema con i principi polifenolici dell'uva. A questo punto sto facendo un upcycling, perché la destinazione ultima sarebbe stato per comportarsi in maniera giusta lo composto, però mi domando, c'è una soluzione migliore prima di arrivare a compostarlo? Sì, potrei dargli un valore aggiunto, quindi introduco un input, lo uso come input, questo scarto lo uso come input in un'opera di produttiva. Quindi funziona tanto con la bioeconomia, con il tessile funziona, con il tema upcycling sul IT no, perché esiste il concetto di ricondizionato. Quindi anche qua la terminologia, che cosa significa usare una terminologia che è tecnica, saperla utilizzare dalle imprese, ma in varie coinvolte, le varie strategie. Finisco con l'immagine rispetto alla rivoluzione culturale. E citando un altro paradigma, modello, l'economia della ciambella. Noi siamo, e non è più ammissibile che nei corsi di economia si studi che lo scopo ultimo delle imprese è la massimizzazione del profitto. Questo è una falsità e una narrazione, quindi non è Vangelo, non descrive la realtà delle cose, ma siamo noi che la creiamo. E questa economista, che Rawls, che ha scritto l'economia della ciambella, e tanti bambini lo vedono in un foglio bianco, non è più possibile usare il grafico della crescita a infinito, crescita continua infinita, perché a un certo punto il mio foglio finisce, la mia matita dove vado a disegnare? C'è un limite. La nostra terra, un sistema chiuso finito, noi dobbiamo insegnare queste dimensioni qua anche a chi fa economia. Quale altra immagine usare? L'immagine della ciambella, lei dice, non è mia, ci sono pensieri su questo che vengono taciuti, quindi le alternative ci sono, e lei le ha un po' messa a sistema. Da che cosa è caratterizzata una ciambella? Da due cerchi concentrici. Il cerchio esterno sono i limiti planetari che garantiscono la vita a tutti gli esseri viventi di oggi e di domani,
di questi 9, 6 ne abbiamo già bucati, e se li buchiamo tutti e 9 vuol dire che la vita non è più certa, e il limite interno sono i limiti sociali, quindi l'equità sociale. E qui spazio per nuovo vuol dire staticità. Uno dice decrescita, penso vado in giù. Ma l'idea della ciambella mi piace perché c'è movimento, c'è circolarità, non c'è una direzione, e però c'è un limite, c'è uno spazio equo e sicuro in cui io mi posso muovere, garantendo la vivibilità oggi e per chi ancora non ci sarà. Però che cosa significa ragionare in termini di ricerca, di politica, con questa visione qua, piuttosto che dire entro l'anno prossimo che percentuali sono cresciute in più PIL? Le vendite di Natale, siamo andati bene, se era il Natale quest'anno avevo venduto, i consumi sono stati più del 5%, quello che deve essere. È proprio un problema pensare che l'unico valore possibile sia questa dimensione qua. Invece quali altre metriche devono essere messe in gioco per dire questo benessere? Quindi concordo assolutamente che il rischio poi, e tornando anche a queste dimensioni qua, ci sentiamo a posto se appunto non mi faccio monte la domanda, ma ne ho proprio bisogno, cosa devo fare, cosa significa ridurre prima ancora di andare a fare tutto il resto. E poi faccio appunto la battuta che lo faccio sempre sul diventa difficile immaginare quando si fanno interventi, appunto anche riflessioni sul tema sostenibilità, e poi poter, appunto, il tema degli imballaggi è quello su cui si cade tantissimo, non siamo abituati, c'è un'alternativa, prendere la brocca, prendere dei contenitori che si rilavano, quindi il problema dell'uso, noi siamo in base agli imballaggi, l'imballaggio del tema usa e getta è un altro problema atavico. Il problema è che costa culturalmente, costa che il mercato non ha una soluzione, e quindi dove siamo tutti coinvolti, e forse uno non lo vede neanche, siamo talmente abituati invece a provare a dire, sul, per esempio, rifiuto di fare così, e allora mi si aprono mille altre soluzioni, come potrei fare diversamente? E niente, quindi capire come tutto giochi a scale diverse, diciamo. Grazie. Sì, cioè, molto brevemente, credo che forse l'unica cosa su cui non sono pienamente d'accordo è che credo che gli aspetti sistemici siano un problema talmente enorme nel creare poi queste che vengono vissute come una cultura non adeguatamente pro riparazione. Cioè, vorrei evitare di dare la colpa a noi come società, come comunità, di essere spreconi quando siamo invasi da messaggi pubblicitari ovunque, da un sistema che appunto vive del creare necessità, vive di creare bisogni con la nuova versione di questo, di quell'altro, eccetera, mentre nello stesso tempo il sistema è stato creato disincentivando tutte le cose che invece dovremmo fare più sistematicamente. Cioè, quindi è vero che dobbiamo tendere a consumare meno e consumare meglio, ma credo che la riflessione diventi più facile nel momento in cui il sistema è modificato per rendere questi comportamenti più automaticamente fattibili, ecco. Cioè, e poi lavoriamo anche, appunto, e questo è il motivo della suggestione finale, sulle fixing factory, sui centri di riparazione comunitari e quant'altro. Cioè, è chiaro che bisogna creare culture replicabili, desiderabili, ma se allo stesso tempo non limitiamo i comportamenti delle aziende, i comportamenti distruttivi, cioè stiamo andando un po' a vuoto. Ecco. Però detto ciò, sul tema della decrescita, io ho partecipato alla conferenza mondiale della decrescita il mese scorso, e devo dire che il tema dell'economia circolare avrei aspettato, cioè, c'era una forte critica appunto sul fatto che spesso sia votata al paradigma della crescita green, ma un desiderio forte di chi si occupa di questo movimento di non buttare tutto ciò che economia circolare è diventato. Cioè, il fatto che sia un termine che
piuttosto conosciuto a questo punto, lavoriamo su salvarne il significato occupandoci non di una glorificazione del riciclo, ma di tutte le altre aree, che siano riparazione, riuso, riduzione, eccetera. Per cui è un termine ancora contestato, cioè in cui il significato ultimo è ancora in movimento. Peraltro anche Right to Repair, chiudere, cioè un paper che ho segnalato nella bibliografia, che consiglio a chi è interessato, analizza da una prospettiva post crescita le sfide del diritto alla riparazione, proprio considerando il right to repair, un empty signifier, cioè una frase che può voler dire cose diverse in momenti diversi per persone diverse, soprattutto se ci si organizza nel noi contro un sistema che invece continua nel modo perverso a proporre modelli legati alla crescita. Credo che forse ci possa essere qualche collegamento con il punto di vista semiologico. Sì, sì. Ok, siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro, ma possiamo continuare la conversazione adesso con un piccolo rinfresco, visto che è l'ultimo mercoledì di Nexa prima della pausa estiva, quindi possiamo poi intrattenersi ancora un po'. Scusate. Certo, no? Beppe commentava che appunto la narrazione della relativa rischio di farsi male della cassa sicurezza sia proprio quella alla base di continuare a spingere un movimento sull'obsolescenza programmata. Senz'altro siamo pienamente d'accordo. Va bene, grazie ancora al nostro... gli interventi molto puntuali e stimolanti come sempre. Grazie, grazie a tutti voi.